Finalmente riesco ad aprire, ma soprattutto ad utilizzare la scroll box di agosto, che come vedete io ho aperto. Sì, con la scusa di dire tanto faccio il video facendovi comunque vedere il risultato dei prodotti utilizzati e tutto, la apro sempre prima di fare il video. Questa è la scroll box di agosto e quindi, ok, abbiamo la solita carta con cui ci avvolgono tutti i prodotti. Poi abbiamo, che altro abbiamo? Ma non trovo il famoso adesivo tanto carino. Vabbè, non fa niente, lo troveremo. Oh, qui abbiamo l'elenco di tutte le cosine che troveremo all'interno. Il pezzo forte lo lascio per ultimo. Allora, innanzitutto abbiamo, eccolo, l'adesivo di questo mese di agosto, quindi della scroll box è questo, fatto come vedete con tratti di penne, e c'è un motivo che ora scopriremo. E l'artista del mese è Jonathan Knight, che ha realizzato questo fantastico disegno utilizzando proprio le penne, e ora vedrete che spettacolo. E va bene, quindi iniziamo dalla solita matita, perché, ah no, anzi, iniziamo dalla caramella del mese, che è una fantastica frutella che non credo sia alla fragola, ma credo sia all'arancia, o non lo so, poi l'assaggerò. C'è la classica matita, c'è sempre una matita nella scroll box. Questa è la matita Staedtler Lumograph 4H 4H Pencil. Ci dice che questa matita è riconoscibile molto per il suo colore blu, nero e bianco, e che è uno strumento di alta, proprio di qualità premium, per tutti gli artisti, perché ha una formulazione particolare della mina che la rende metallica, quindi dà il tocco, insomma, comunque dal tratto metallico, ed è anche resistente alla rottura, perché ha diciamo, uno strato protettivo di 2 mm. Ed è facile da cancellare, facile da temperare con ogni tipo di temperino, ed è quindi la matita perfetta per gli sketch al volo, quindi molto leggeri, prima poi di aggiungere i dettagli, comunque le linee più marcate. Questa matita mi è piaciuta e in effetti, insomma, ha un tratto molto molto scorrevole e si cancella bene. Quindi ok, ennesima matita. Poi abbiamo, anche queste sono abbastanza immancabili, le penne queste per inchiostrare. Questa è della Pilot. Comunque il packaging è bello, devo dire, ed è così, classica matita da inchiostro. E questa praticamente è la Pilot di Art Drawing Pen 05 e ci dice che è una penna per il disegno tecnico che si asciuga rapidamente, ed è vero, molto resistente all'acqua. E infatti io ci ho fatto il tratto del disegno, che poi vedrete, poi l'ho colorato e non ha assolutamente sbavato, quindi è vero. Ed è un pigmento molto molto nero, ed è vero. La sua, diciamo, punta di plastica molto dura è ideale sia per i disegni che per gli sketch, e le penne da disegno Pilot non sono solamente per gli artisti o comunque per i disegnatori, ma per chiunque cerca comunque una penna sottile e solida, insomma. Solida. È l'unica penna che, diciamo, nel tappo ha un sistema che permette all'inchiostro praticamente di circolare quando è chiusa. Quindi
per cui questo evita che la punta si secchi quando appunto non si usa magari per un bel po' di tempo. Quindi la prossima volta che andrete a scrivere, la penna rilascerà subito un tratto insomma di inchiostro, subito insomma non si secca. Staremo a vedere, comunque è carina, carina. Poi abbiamo un bellissimo sketchbook. Questo è il Crockbook di Clairefontaine. Come vedete è proprio in rilievo qui, Crockbook, e questo è praticamente da 160 grammi ed è un bel... sono 48 pagine, 24 fogli ed è insomma un bello sketchbook. E allora, questo crockbook flessibile e insomma ma handy, non mi viene il termine in italiano, e comunque handy contiene 24 fogli di carta PEFC da 160 grammi bianca, che è praticamente racchiusa in questa cover di carta maglia da 270 grammi che ha, che appunto proprio il in rilievo e il logo. Questa carta di grande qualità è fatta in Francia ed è liscia, comunque delicata al tatto ed è senza acidi ed è lo sketchbook perfetto che si accompagna insomma a tutte le altre cose che ci sono nella box. E non ve lo sfoglio ancora perché c'è poi il disegnino che ho fatto io e vi farò vedere dopo. Ma la cosa più bella, allora, innanzitutto vi dico cosa c'è scritto qua nella box sotto il mese di agosto. C'è scritto: ripensiamo allo stile classico dell'arte per questa box, ma riportandolo però questo stile classico al XXI secolo con l'ultima tecnologia in fatto di penne. Quindi usa gli strumenti di questo mese da, come appunto ispirazione per la tua propria, diciamo, interpretazione colorata di un pezzo appunto di un disegno di uno dei maggiori, diciamo, artisti del Rinascimento, e l'artista del mese ha scelto il Davide di Michelangelo e c'è scritto quindi poi chi o cosa sceglierai tu. Vediamo che cosa ci dicono lo scroll tip del mese. Prova a mischiare più di un colore ogni volta fin dall'inizio e quindi fai esperimenti e scoprirà insomma quello che le penne che ci sono qua dentro riescono a fare e quanti colori riuscirai a creare. E la challenge del mese è Rainbow Renaissance, quindi qui dobbiamo interpretare qualcosa del Rinascimento. Ok, il pezzo forte, ta-dan, sono le penne queste Chamillion che io volevo comprare da un po', ma non ho comprato perché comunque le vedevo più adatte appunto a fare disegni di questo tipo, di questo tipo di colorazione, comunque le vedevo adatte più per la calligrafia, per i doodles, comunque per altre cose rispetto ai disegni che faccio io, e quindi non l'avevo prese, anche se io già ho 4-5 marker Chamillion e mi piacciono, e queste penne io le volevo. Praticamente sono queste bellissime, a parte bellissime perché come vedete sono triangolari, ma hanno una grandissima particolarità. Praticamente queste sono le Chamillion Color Blending Fineliners
E c'è scritto che sono gli ultimi arrivati nella famiglia Chameleon, che praticamente confeziona in modo molto molto appunto elegante, dentro appunto a queste penne, tutta la tecnologia di, diciamo, blending, quindi di colorazione con le sfumature, insomma. In queste appunto penne dalla punta sottile sono appunto penne dalla punta giapponese di precisione 0,3 mm e queste penne hanno un sistema di inchiostro doppio perché c'è l'inchiostro sia nella penna e sia nel tappo. Quindi per mischiare i colori quello che dovete fare è solamente cambiare appunto il tappo e metterlo su un'altra penna, tenendo il tutto verticalmente per appunto favorire il trasferimento del colore per pochi secondi e quindi poi ci sarà appunto la sfumatura di colori. Sono praticamente a base di acqua, sono quindi un inchiostro anche lavabile, che comunque non scolora oltre appunto la carta, quindi non passa sotto, e comunque si asciuga se si lasciano le penne senza il tappo per più di 2 giorni. Sono quindi 6 penne colorate, però che permettono moltissime combinazioni di colore, e tra l'altro c'è anche proprio tutta la spiegazione all'interno che dice praticamente per quanti secondi raccomanda appunto di tenere su il tappo a seconda dell'effetto che uno vuole. E quindi ovviamente meno lo si tiene e più sarà veloce, insomma, la transizione da un colore all'altro, con più tempo invece ci sarà una transizione più lunga, insomma, e quindi dipende dalla superficie che bisogna colorare. E quindi io direi che posso farvi vedere il disegno che ho realizzato io. Questa è la mia interpretazione di Rainbow Renaissance. Quindi, come vedete, io ho disegnato nel mio stile, ho disegnato, ho provato a disegnare, insomma, una ragazza manga più o meno con un'acconciatura in stile rinascimentale e questo effetto di, diciamo, blending. Si vede soprattutto qui sul fiocco, perché qui per ogni parte del fiocco io ho sempre mischiato 2 colori e come vedete, insomma, ecco, le sfumature comunque si vedono come se appunto se fossero stati utilizzati più di 6 colori e questo quindi è quello che ho fatto. Ovviamente colorare con le penne non è come colorare con i marker, perché comunque i colori o comunque i tratti, essendo molto sottili, difficilmente riescono a creare una superficie omogenea di colore. Si vedono comunque i tratti delle penne, però io direi che sono abbastanza soddisfatta. Quindi questo è la mia scroll box di agosto e mi piace tantissimo, veramente tantissimo. Fatemi sapere se vi piace il disegno che ho realizzato e come al solito io vi aspetto al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!